Settima edizione della Sovere Bossico, gara tecnica classica di ski roll, disciplina sportiva molto vicina allo sci di fondo. La gara, quasi 8 km tutti in salita, richiama migliori interpreti della disciplina, ma soprattutto grazie al supporto di sponsor importanti, nonché di conoscitori dell'ambiente della nazionale italiana di fondo, è frequentata da tantissimi atleti, sia stranieri che italiani, che testano, dopo poche settimane di allenamenti, il loro grado di preparazione e condizione atletica. Non a caso l'albo d'oro delle precedenti edizioni vede i nomi del campione elvetico Dario Colonia, vincitore nel 2012-2013, del russo Chernusov nel 2015 e poi degli italiani Chicco Pellegrino e Francesco De Fabiani e poi ancora tanti altri. L'atleta russo doveva esserci anche quest'anno, ma un dolore ad un ginocchio non gli ha permesso di essere al via. Ma a far vestire i panni dell'internazionalità della gara hanno pensato gli atleti francesi come Maurice Magnifica e soprattutto Jean-Marc Gaillard, da tutti descritto come in gran forma, e dagli emergenti atleti romeni come Paul Pepene e Raul Popa. Per gli azzurri il lotto dei pretendenti era molto esteso, ad iniziare proprio dai due Pellegrino De Fabiani e da altri atleti di punta come Rastelli, Salvadori e i giovani emergenti junior senior Romano e Serra, solo per descriverne alcuni. In ambito femminile, i nomi di Lucia Scardoni, già vincitrice nel 2015 e 2016, e di Francesca Baudin, terza proprio nel 2016, uniti alla giovane e promettente junior Anna Comarella, lasciavano poco spazio ad altri atleti di prestigio come la Brochard, la De Bertolis e De Martin. Di contorno alla gara senior, anche se questo è un diminutivo, la gara riservata alla categoria aspiranti con percorso più corto di un paio di chilometri di cui avete visto la partenza all'inizio del servizio. Gara vinta al femminile dalla figlia d'arte Valentina Mai e da Luca Del Fabbro per i maschietti. Come sempre, visto anche il montepremi in palio, la gara è risultata molto combattuta fin dall'inizio, anche se fino ai 3 km dell'arrivo il gruppo dei possibili vincitori era numeroso. Fin quando, prima il transalpino Magnificat, poi Rastelli ed infine ancora il francese Gaillard, seguito da Pellegrino De Fabiani, hanno rotto gli indugi, guadagnando un breve margine sugli inseguitori. Alla fine in volata la spuntata De Fabiani, fissando così il successo del 2014 davanti a Pellegrino e al francese Gaillard. Quarto l'altro francese Magnificat, quinto il rumeno Pepene e sesto Michael Rastelli.
Al femminile, più o meno stesso copione, perlomeno fino ai 1200 metri dall'arrivo, quando la Baudin ha preso l'iniziativa, guadagnando alcuni metri sulle rivali, ma ha dovuto subire il prepotente ritorno della giovane junior Comarella e della due volte vincitrice Scardoni, che però hanno ceduto in volata. Quarta la Brochard, poi la De Bertolis e sesta, un po' più staccata, la De Martin. Il pubblico, numeroso sia sui tornanti che all'arrivo, ha oltretutto sottolineato la bontà dell'organizzazione affidata al gruppo sportivo Alpini Vissoveri, capitanati dall'ex atleta Daniele Martinelli e patrocinati dai comuni dei paesi interessati all'evento, dalla provincia di Bergamo e dalla comunità montana dei laghi bergamaschi. Ed ora l'intervista realizzata per noi da Giuseppe Pellegrinelli al vincitore. Quest'oggi ha messo la firma anche in questa gara. Com'è andata, Francesco? È stata una bella gara, abbiamo fatto un ritmo non forsennato rispetto alle altre due edizioni, infatti ci abbiamo messo un minuto in più, però alla fine comunque siamo rimasti in tre e ce la siamo giocata in volata. L'anno scorso ha vinto Pellegrino così e quest'anno abbiamo fatto un cambio. Perfetto, quindi si scambiano anche le vittorie, i nostri campioni. È l'anno olimpico, chiaramente questa è una gara così di skirol promozionale che conta poi l'inverno quando arriveremo sulla neve, sugli sci. L'anno olimpico, appunto, come ci stiamo preparando? La preparazione fino adesso è andata bene, non possiamo dire niente, non abbiamo avuto nessun problema, abbiamo fatto tutto quello che avevamo programmato. Ci sono ancora i 2 mesi più importanti, quelli più delicati, quelli che ti portano alle prime gare, quelli che probabilmente l'anno scorso mi hanno forse un po'... sì, diciamo che non mi hanno fatto iniziare benissimo la stagione, però comunque con l'esperienza dell'anno scorso speriamo di non ripetere gli errori e iniziare subito forte. Una giornata di festa e di sport passata in compagnia di atleti vogliosi di dimostrare nella prossima stagione il loro valore. Siamo sicuri sarà così, questo è anche l'augurio di tutti gli sportivi.